succede, grazie. Mimmo, ti rifarai! Grande Mimmo! Ma ragazzi, buongiorno e benvenuti in questo nuovo video che parte direttamente da casa mia. Mi sto un attimo organizzando perché oggi alle 7:30 ho la prima partita di calcio, quindi partiamo col soccer, qualcosa di molto più strano, insomma. Direi che mi farò notare perché ho portato tutta roba del Napoli. La sciarpa del Napoli, il lanyard che tengo della Disney, poi pantaloncino cargo blu per mettere tutta la roba dentro, il cellulare lo mettiamo qua, la GoPro la mettiamo di qua, blu perché si deve abbinare con questa che è la maglia del Napoli di quest'anno, però questa è una replica perché tutti i resort onestamente per la nuova non ce le ho, e visto che devo anche andare un po' di qua, un po' di là, gli accarai indietro, guardate che cosa spettacolare questa qua, perché se prendo la nuova, quella lì da gara da 150.000 euro e poi la rovino, mo piglio color. Ah, ecco qua. E voilà! Eccoci qua, pronti per la partita. Altro aspetto importantissimo, l'impermeabile. Perché? Perché siamo nel Sunshine State, ma qua piove sempre dalla mattina alla sera. 5:20, ho appuntamento alle 5:30 qua fuori. Devo muovermi, direi, eh. Ok, tutto pronto, andiamo. Speriamo che il tempo regga, perché onestamente non voglio intossicare. Gli animali, dei pennuti. Io non so se possiamo avvicinarci. Riesco? Vediamo un po'. Oh oh. Che è un dinosauro. Oh. È un avvertimento. Eccoli qua, eccoli. Siamo pronti. Oh Pippo, ti voglio carico, eh. Per forza. Vai, alla salute. Allora, appena avuto una grandissima informazione. Cioè, che non fanno entrare gli zaini, mannaccia la miseria. Quindi di conseguenza tutto così. Siamo 5 italiani, tutti a vedere la partita. E muoviamoci perché sennò, cioè, se no stiamo facendo un po' tardi. Un po' tardi, cazzo. Dai, dai. Ci siamo, è arrivato Uber. Vediamo un pochino. Salve. E là, eccoci, pronti. Dai, making it going. Sta dicendo questo? Un po' in ritardo perché la partita inizia a fare 2 minuti. In ritardo, ci portiamo all'ingresso. Ma ci siamo, ci portiamo all'ingresso. Ci siamo, ci siamo! I primi tifosi! Ecco l'Italian Team! Ecco lo stadio! Partono i fuochi! E si va, è iniziata la partita! Dobbiamo far partire il coro Mimmo Cricinto! Mamma mia! Stanno facendo l'inno, raga! Poi ci veniamo un'altra volta e prendo l'esperienza da un pochino prima, eh! Dobbiamo venire un pochino prima la prossima volta! Prima cosa da notare, tantissimi con la maglia degli Orlando! Tutti viola qua! Tutti! Tutte con le maglie originali! Qua spendono, eh! Eccolo! Juventino! Cosa ne pensi del Juventino? Che deve andare via, deve andare. Lo buttiamo fuori, lo buttiamo, cosa? Lo facciamo entrare. Cosa? Anche del Juventino. Un rubentino là, però. Qua è pieno, raga, qua è pieno. Oh, stanno a fallino. Senti fuori. Spettacolo. Oh, oh la la. Palese ci fanno entrare. Palese ci fanno entrare. Lino. Siamo pronti per passare i controlli. Quella che? Napoletano! Davvero? Cosa sono? Sono tutte campane. Grazie! Oh! Grazie! Grazie! La mia mamma è americana! Ah! Dopo l'università sono venuto qua! Grande! È divertito! Come ti chiami? Grande Raffè! Ci sta Insigne! Infatti è lui quello là in mano! Vai Lorenzo! Lorenzo! Mamma che scarsi! Mamma che scarsi! Oh, la curva, sono pochi, si sono sentiti però, eh. Only card. Only card. We are not in Italy, my friend Simone. Vai, striscia! Gift from Orlando. We are gonna lose the match, our brothers Italians are on the beach. Come on, Simone. Ma dove ha segnato? Gol di Orlando, 1-0! Allora, raga, siamo arrivati. Ho preso il lanyard, pagato $6.99. Sta giocando Insigne. Mentre compravo questo, ha segnato anche l'Orlando. Insigne, Bernardeschi e Criscito sono sotto. Nel frattempo, i miei amici stanno prendendo una birra. Ci hanno regalato anche una maglietta. Ovviamente, non quella ufficiale da gioco, però quando è gratis, c'è tutto bene. Ma siamo in campo! Siamo in campo! Assurdo! Ah, raga, che storia! Occhio lì, eh! Occhio! Mimmo Criscito! Vai Mimmo! Vai Mimmo!
È impressionante, raga, siamo vicinissimi, cioè questo è il campo. Si capisce quanto siamo vicini? Siamo dentro il campo. Siamo in campo. Un giorno all'improvviso mi innamoro di te. Otto minuti e 12 secondi, 1-0 per gli Orlando. Occhio qui, occhio! Per chi non lo sapesse, i bianco-grigi sono il Toronto e i viola sono gli Orlando. Non è che tutti sono molti esperti di MLS, quindi precisiamo. Comunque sto metà pizzata, mamma mia. Oh, oh! Occhio! Due! E sono due! 24 minuti 2-0. Sono forti questi. Che foto sta a fare la ragazza? Guarda la guarda che ti taglio, le facciamo la foto alla ragazza. Mimmo! 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 Domenico! Domenico! Dai, dai, Mimmo! Mimmo! Dai! Messo laterale per il Toronto. Occhio lì, si gira, perde palla però. Riattaccano gli Orlando, zona centrale di campo, resta avanti la squadra, poi difficoltà al capitano numero 10, non so il nome, torna sulla fascia e poi dal portiere. Nel frattempo la curva continua, sono pochi ma si sentono. Rimbo! Occhio sulla fascia, occhio! Ragazzi, stanno a fare conoscenza, sta lui che è il molto simpatico. L'Orlando, ragazzi. Il capo ultrasso. There is Canada, there is Canada, there is Canada. Thank you. You're welcome. I'm a YouTuber. YouTube. More questions? Ok, ci farà delle domande ancora dopo. Ho detto, se vuole, dopo devo passare a cifrare altre domande, altre cose. Ma non è tale. Ma che ha fatto quello? Mamma mia, che zappatori! Gli americani, guardate come cazzo vivono le partite. Guarda qua. Tranquillissimi. Altra mentalità. Sono di essere al cinema più che allo stadio, ragazzi. Non salta, il palermitano. Adesso ci stiamo spostando nei biglietti originali che abbiamo noi, che sarebbe una zona J. Abbiamo preso questi biglietti apposta perché sono vicino alle uscite. Quindi i giocatori escono e noi ci parliamo. Ok, siamo piazzati, eccoli qua. Questo è il nostro posto ufficiale. Questo è l'ingresso. Oh, ma un altro. Ma che cazzo? Un altro italiano. Dove sei? Io sono nato qui, però mio padre è palermitano. 3 secondi prima. Io non so, palermitano. Direi che non sono male questi come posti. $45 per stare qui all'uscita dei giocatori. Io stavo qui con uno napoletano che sono la mia. E un veneziano. Napoletano? Sì. Tu eri da Guatemala. Guatemala. Ah. Forza Guatemala. Mera. Ahorita. Napoletano. Chi è napoletano? Napoletano! Vai, io la devo! Oh, Berna, rischia la giocata! Classico spettacolo americano, che stai a fare il bingo qua? Ma non ho parole, ma che è sta capona? Boh, non lo so, la lotteria. Ok, siamo all'intervallo. Adesso vediamo se ho mangiato qualcosa, diamo un po' di prezzi, vi faccio un po' di come funziona. Potete vedere che c'è un po' di casino. Napoletani, Napoli. Raga, maglia del Napoli. Deve girare, c'è scritto Insigne. Insigne, fai vedere. Insigne, l'altra. Fa, raga. Questa è la maglia degli Orlando. Non so perché abbiano tutte queste patch. Gold Lion. Questa maglia viola con gli inserti bianchi, sempre stata Adidas, invece la seconda maglia. Stanno gli store, quelli così, e poi sta pure il pezzottone, ti fa lo sconto di $1. Quanto stanno? 11. Queste qua sono le suite, dove tu mostri il biglietto e c'è la suite tua, ti danno da mangiare, c'è tutto. Non posso entrare perché ovviamente non sono nessuno, però giusto per farvelo sapere. Guardate che macchia viola c'è, tutti con le maglie degli Orlando. Paolo Di Canio, ma... Paolo Di Canio, Paolo Di Canio. Pazzito Filippo. Entriamo in campo. E che 3-0. Ma che fare? Ma come? Ma come è possibile? Cuore mi batteva. Può chiedermi perché. Lorenzo, parata!
ci vuole coraggio. Grande schivole! Oh, visto! Grande schivole! Grande Federico! Non ci credo! Che fenomeno! Un grande! Che siamo allo stadio, ma sempre in zona Disney qua, Bernardeschi, per Insigne, quella per Federico Bernardeschi, attenzione, Lorenzo Insigne, tacco, la prendeva lì, un altro di Orlando, Coutinho, ormai sul risultato di 3-0 per la squadra di casa, per avanti, questo è Urso tiene palla. La controlla, fallo! Non abbiamo ben capito il motivo, però ci hanno cacciato da lì perché avevamo le maglie dell'Italia, quella era la curva. 4-0 raga, stanno perdendo 4-0. Esperienza top. Esperienza top, ragazzi. Fuori per Bernardeschi. Bernardeschi che ci saluta, ragazzi. Tanta roba. Manca poco, quasi finita. Penso che ci torneremo. È troppo bello. Adesso vediamo se i ragazzi, nonostante la sconfitta, Insigne, Griscito e Bernardeschi, vengono da noi qua. Noi abbiamo proprio il posto all'uscita. Quindi vediamo se si fermeranno o meno. Siamo un po' sfigati, eh. Non penso. Più avanti, fidatevi, più avanti, su. Ciao Mimmo, grande Mimmo, ti rifarai, grande Mimmo. Ciao Fede, ciao Fede, grande Fede, grande Fede, grazie mille Fede, grazie. Bandiera con autografo di Bernardeschi. Questo posto qua clamoroso. Si prendono tutte le firme, tutte le foto ovviamente. Però oh, Mimmo ha fatto l'occhiolino, eh. Non so se l'avete visto, mette il replay. Mimmo, grande Mimmo, ti rifarai. Grande Mimmo. Qui stanno a fare il post partita. Tutto live, sono un po' bianco. C'è una luce fortissima, mamma mia. Allora, partita finita. Io ho trovato il ditone delle partite americanata, quella clamorosa, la più grande. Oddio, che succede? L'americanata più grande che potevo trovare. Su un sedile, la posso prendere? Sì. Poi ho trovato 3 cap. Vedete queste qua, per le birre. La maglia dell'Orlando sono di là. Esatto. Regalata da uno dello staff napoletano. Clamorosa. Poi fermata da Bernardeschi. No, no, questa è da quel. No, ci dissociamo. Poi ho preso queste 3 cap di latta con scritto Explorer Stadium Orlando City. Le un po' sciacquate, ma le sciacco un'altra volta perché non lo so chi se le prende queste cose, chi ha bevuto, non lo so. Poi ci ho dato pure l'album delle figurine, non riesco a farlo vedere. Eccolo qua, l'album delle figurine FIFA World Cup. A tutti i calciofoli, io non lo so perché The Den. The Den vuol dire la tana in inglese, è lo stadio del Millwall, una delle tifoserie più violente dell'Inghilterra. Questi hanno scritto The Den e di fianco c'era scritto Walt Disney World. Un paradosso, cioè ragazzi, qua non so, questi americani che cazzo. Comunque lui è espertissimo, cioè, espertissimo. Lui è espertissimo. Il nostro Pippo è esperto di calcio, sì, eh. Assolutamente. Italiani ovunque. We're from Canada. Canada. Ah, non l'abbiamo visto prima. Sì, sì. Abruzzo. Friuli. Fratelli. Siamo fratelli. Raga, mi sono fatto mezz'ora di sonno in macchina. E niente raga, io spero che questo video, il primo video della prima giornata, il primo day off qui in America, vi sia piaciuto. Io vi saluto con la bella vista della mia piscina. Se il video vi è piaciuto ragazzi, mettete un mi piace per supportare questo progetto qui in America. Ci vediamo al prossimo video. Ciao. Posso stoppare con il dito? No, devo usare quello vero.